Ritorna, per rimanere nel tema di quello che abbiamo detto anche prima, ritorna la voce di Beppi Banfi, perché diciamo che la festa non ha bisogno di presentatori, non ha bisogno di Pippo Baudo, ecco, la festa va avanti da sola perché è una bellissima festa, deve essere commentata. Mi fa piacere che mi hanno richiamato per avere questa opportunità di riraccontare la festa di Sant'Anna. Un aneddoto su qualche edizione che hai presentato negli anni scorsi. Ce ne sono, ecco, questo per far capire un pochettino che cosa significa presentare, non presentare, commentare. Gli ospiti presentavano, per esempio una volta ci fu Laurito, Marisa Laurito, che fu chiamata per presentare la festa. Non capiva niente della festa di Sant'Anna. Si è venuta a fare una pubblicità sua, personale, che non aveva niente a che fare con la festa. E fu una nota stonata, come ce ne sono state tante negli anni passati. E questa è una 90ª edizione, quindi era una festa che andava festeggiata, il gioco di parole. 90 anni di questa edizione, di questa festa, non 90 anni perché ci sono stati momenti di stop come quelli che abbiamo visto. Si doveva ripartire in qualche modo e l'amministrazione ha ritenuto opportuno farlo con la festa che rappresenta l'isola d'Ischia ed è la festa a Maria degli Scogli di Sant'Anna. Con la partecipazione di 3 associazioni, perché insomma la festa è le barche che vengono costruite, quindi c'è stata la grande passione di chi ha voluto mettersi in gioco con le 3 associazioni Isola Verde Pesca, Mondo Teatro ed Ester, che saranno in gara il 26. C'è stata la partecipazione quest'anno delle scuole che hanno collaborato, insomma, si sono venute a facciare alla festa di Sant'Anna. Gli istituti sono il Vincenzo Telese, il Cristoforo Mennella e il liceo Giorgio Buchner, che con i loro ragazzi hanno conosciuto la nostra festa, insomma, in maniera più approfondita perché loro la studiano da un po'. Grazie a Luca Mazzella hanno girato il borgo, hanno ascoltato le storie di Luca, i racconti storici, insomma, si sono appassionati a questa festa e saranno di scena il 23, il 24, il 25 sera dalle 20 alle 23 perché saranno le guide del borgo. Chiunque vorrà, i ragazzi racconteranno la festa e il borgo. Alcuni dei ragazzi saranno addirittura con i costruttori a costruire le barche, poi ci sarà una piccola gara di canoe insieme alla Lega Navale, che stabilirà l'ordine di uscita delle barche. Quella serata inizierà probabilmente intorno alle 21, alle 21:15. Accanto a me, una mia grande gioia, ci sarà Beppi Banfi, la voce storica della festa, che mi sta aiutando ad entrare in questa festa raccontandomela, facendola amare più di quanto io non la conoscessi già. Noi utilizzeremo come sempre la nostra semplicità nel raccontare, insomma, siamo contenti e felici di essere lì e di raccontare una festa in un momento forse meno difficile di quello che è stato l'anno scorso. Racconteremo i 4 premi importanti: il premio Di Massa, il premio Funicello, il premio Nerone e il premio Domenico Di Meglio. Ci saranno con noi 3 artisti, di cui 2 sono nostrani: Desiree Migliaccio, soprano al San Carlo, un'eccellenza di casa nostra, Luca Iacono al piano, maestro sempre di casa nostra, e saranno accompagnati al tenore Salvatore Minopoli. Vi voglio raccontare anche la giuria, una giuria veramente secondo noi di eccellenza. Ritorna a Sant'Anna Lina Sastri, amica, insomma, notissima attrice, cantante, insomma, un'artista a tutto tondo, amica però della festa di Sant'Anna. Abbiamo parlato delle scuole, quindi era doveroso far assistere e quindi metterla in giuria l'assessore regionale Lucia Fortini, l'assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali e giovanili. Arriverà il patron del Carnevale di Cento, d'Europa, Carnevale d'Europa, un carnevale che sta avendo un grandissimo successo negli ultimi anni, che vuole conoscere, insomma, e simpatizzare con la festa di Sant'Anna. Paolo Giurielini è ormai un amico di casa nostra, il presidente, il direttore del MAN, ma è un amico di Ischia. E poi abbiamo, perché non ci volevamo far mancare, il mare, e quindi abbiamo Antonio Pugliese, che è il presidente dell'associazione Vela Latina di Monte di Procida. Pensate che loro hanno avuto un riconoscimento per il Gozzo Flegreo come patrimonio immateriale della regione Campania. E ci saranno 2 nostrani, perché di barche, insomma, c'è bisogno di chi le conosce bene, le hanno costruite da sempre, insomma, sono
protagonisti di questa festa sono lo scultore Nicola Giobba e Massimo Jelasi della Galleria Jelasi. Una iniziativa molto interessante, era una 90esima edizione, quindi ve lo voglio dire in maniera tecnica, perché Poste Italiane realizza su committenza un timbro postale speciale. Voi troverete ad Ischia Ponte dei distributori di cartoline con questo timbro, e queste cartoline insomma verranno date e potranno essere mandate, che sono proprio le cartoline ufficiali della 90esima edizione della nostra festa. E poi il timbro verrà spedito agli archivi del Museo Storico della Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Entreremo a far parte ufficialmente della collezione di Poste Italiane. Insomma, una festa timbrata.